Appuntamento con il centro commerciale Mongolfiera Taranto. Beh, sono tantissimi gli eventi che qui si organizzano, non v'è giorno, non v'è weekend in cui davvero non vi sia un incontro, un momento di aggregazione, un'iniziativa, una manifestazione che davvero è in grado di polarizzare l'attenzione e di attirare la collettività ionica e non solo. Beh, Motor Expo è un must, ritorna, un attesissimo e graditissimo ritorno per la gioia degli appassionati delle due e quattro ruote. Madrina dell'evento, Eva Enger. Beh, insomma, alla Mongolfiera hanno voluto fare davvero le cose in grande. Alla scoperta di quanto appunto Motor Expo ci offre, siamo con Autopin, una concessionaria che è presente in quel di Sava, provincia di Taranto, e Cavallino, provincia di Lecce. Siamo con il titolare. E allora, vediamo un po' queste Jeep che esponete. Sì, buonasera a tutti. Niente, in occasione del Motor Expo avevamo pensato di portare in esposizione qui alla Mongolfiera di Taranto il prodotto Jeep Compass con delle offerte davvero vantaggiose, uno sconto fino a 10.000 euro. Inoltre possiamo proseguire con Jeep Renegade nella versione Night Eagle, abbiamo delle Stelvio, Fiat 500X, Nissan Qashqai New Model modello 2019. Hanno molto di sportivo, oserei dire. Hanno tanto di sportivo, di affascinante e che dire, possiamo aggiungere tanto altro. Bene, allora prima di congedarci da Autopin, cosa ci vuol dire? Quindi, che dire, vi aspettiamo a Sava in Corso Umberto I 116 ed a Cavallino, Rione Castro Mediano, Lecce. Grazie a tutti. Fabrizio Carriere, presidente del club Alfisti in pattuglia. Beh, vedete, in questo Expo ci sono anche le auto appunto della forza pubblica, auto magari che risalgono ad alcuni decenni fa e quindi ci vengono in mente tanti ricordi. Parliamo di questo amore verso le auto della pubblica sicurezza. Siamo un club che unisce alla passione delle autovetture Alfa Romeo che hanno prestato in servizio in livrea con le forze dell'ordine. Uniamo questa passione per questo tipo di auto insieme a anche una motivazione solidale, perché in quanto Onlus noi ciò che facciamo durante i raduni, le esposizioni, attraverso la donazione di qualche nostro gadget, cerchiamo di mettere tutto in un fondo cassa che ci serve per finanziare le operazioni solidali. Noi siamo un club nato 3 anni fa, ma che ogni anno, più volte all'anno, organizza delle operazioni solidali. Grazie a Dio siamo molto piaciuti e ben vista, tant'è che abbiamo soci anche a Bergamo, abbiamo soci a Cremona, abbiamo soci a Padova, a Genova. 3 settimane fa abbiamo organizzato un'operazione solidale a favore di un'associazione vedenti a Bergamo, e quindi abbiamo dei soci lì che con delle autovetture in livrea ci permettono di essere espansi geograficamente sul territorio italiano.
Eva Enger qui a Taranto come madrina di Motor Expo. Beh, intanto il tuo stato d'animo, come hai visto Taranto, ti è piaciuta la città, ti sta piacendo questa iniziativa? Sì, molto, molto. Taranto è bellissimo. E comunque tutta la Puglia è molto bello. Ho mangiato benissimo. Sono stata già a un bel festival della canzone qui vicino e sono venuta qua. Sono molto onorata e molto contenta di essere qui. Ora il momento delle auto, delle moto, il momento dei motori. Ti affascinano i motori? Io sono un po' ignorante riguardo le macchine, devo dire, però ho comprato 2 mesi fa una macchina a quale mi sono innamorata, una macchina ibrida, perché mi piacciono le macchine che consumano poco e rispettosi verso l'ambiente. Comunque ho guidato delle macchine come Ferrari, ho guidato 2 tipi, eccetera, riesco a guidarli, eccetera, però devo dire che non ho questa, ho altri hobby. Sono belli, comunque tutti oggetti sono belli, insomma. Cosa ti aspetti da questa serata, da questo bagno di folla? Ah, niente, spero che si divertano tutti e che sono contenti di essere qua, che passeremo un bel sabato pomeriggio insieme. Questo. Ti aspettano in grande? Sì. Beh, direi proprio di sì. C'è una grande attesa qui dietro la porta dell'ufficio, c'è questa. Facendo venire ansia. Però. No, perché? No, va bene, meno male. In bocca al lupo. Grazie. È presente anche Ciraci Automobili, poi vi riveleremo un'anteprima, un qualcosa di simpatico sulla nascita di una pista carta, ma andiamo con ordine. Allora, Vito Ciraci, un nome, una garanzia. Grazie, questo negli anni abbiamo cercato di lavorare al meglio e meritarci. È tutto live, quindi un bel colpo di clacson ci dà l'idea delle auto. Adesso abbiamo preso Toyota, riteniamo che attualmente a livello tecnologico sono le vetture più avanzate in assoluto. Sono vetture ibride, benzina ed elettrico, non hanno bisogno di presa per ricaricare la batteria, perché si autoricarica mentre si cammina, per cui non c'è nessun fastidio. Non c'è il problema della colonnina? Assolutamente no, è facilissima da guidare. Sono le vetture che hanno un impatto di inquinamento il più basso di tutta la gamma delle vetture in circolazione, escludendo chiaramente le full electric, che è un altro discorso completamente.
prossima apertura di una pista kart proprio adiacente qui al centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Sì, sarà sempre indirettamente gestita da noi, Marco mio fratello se ne occuperà in prima persona, è una pista rivolta a tutte le fasce di età, dai ragazzi, per cui faremo una scuola guida per la sicurezza stradale, ai più grandi. Sarà proprio negli spazi per coppo, alle spalle vicino all'Euronics in sostanza. Sarà una pista lunga, intorno ai 400 metri svilupperà. Marco sicuramente riuscirà a dare informazioni. Ne parliamo con Marco Ciraci. Buonasera, piacere, sì. Il progetto appunto è quello di sviluppare questo circuito per dare la possibilità comunque a Taranto, alla città di Taranto, ai tarantini, di avere un nuovo punto di attrattiva e di divertimento nell'ambito della città. Abbiamo proposto questa cosa a Ipercop, sono stati da subito molto entusiasti della cosa, per cui ci sarà la possibilità di fare delle prove libere o eventualmente delle sfide tra amici, e l'intento è quello di far nascere un nuovo gruppo sportivo per per far sì, insomma, di creare una nuova attrattiva nell'ambito di questa città. Ciraci, è un modo di far crescere Taranto, far crescere il territorio? Questo dei kart, sicuramente, certo. Sicuramente, perché noi abbiamo notato questo, data l'esperienza che abbiamo sportiva nel mondo dei rally e delle motociclette con Marco, abbiamo il problema che la nuova generazione passa dalla PlayStation, no? Cioè allo smartphone, tutto uguale, poi macchina, e chiaramente non sono in condizioni di gestire un mezzo meccanico in emergenza. Il kart, la pista di kart, siccome viene costruita con i criteri di sicurezza, è l'unico strumento per poter meglio, significa un controllo in fase di sbandata, che diversamente non abbiamo queste possibilità. Per cui eventualmente siamo in condizioni anche di fare una scuola kart, una scuola guida tra virgolette, non di segnali stradali, ma una scuola guida vera e propria per la sicurezza del ragazzo. E chissà, visto che sognare è lecito e non costa niente, chissà che qualche piccola promessa non si staglia all'orizzonte con il marchio Made in Taranto. Magari, certamente sì.
accessori auto e moto. Beh, vi stiamo mostrando le varie auto, però è importante anche il discorso degli accessori, il discorso dei ricambi. E quando un'auto va in panne bisogna provvedere a trovare il pezzo mancante, il pezzo che si è guastato, ma d'altronde anche vedo una vasta gamma di giubbotti, guanti e quant'altro che, come dire, fanno un tutt'uno con le auto. L'abbigliamento sportivo automobilistico è ormai fondamentale. Sicuramente non solo è fondamentale quanto anche obbligatorio per legge, più che sulla macchina, sulla moto, obbligatorio l'abbigliamento sportivo con le varie omologazioni, le varie protezioni omologate, quindi casco, protezioni di guanti, ginocchiere e gomitiere. È importante comprare un prodotto, diciamo, di qualità, perché sicuramente ti dà maggiore affidabilità e maggiore sicurezza. Manifestazione, un evento riuscitissimo, ben organizzato. Voi vedete, come dire, la torta bella e pronta, ma evidentemente alle spalle, a monte, c'è un grande lavoro, una organizzazione frenetica, oserei dire. Vediamo qui una delle persone che si sta più spendendo appunto per la buona riuscita di questo evento, è Anna. Allora, ti vediamo scappare da una postazione all'altra, come sta andando? No, benissimo, sta rispondendo molto bene, le ragazze sono bravissime, quindi c'è una bella affluenza. E comunque grazie doverosi a Giovanni, lui l'organizzatore. Stellato. Sì, Giovanni Stellato, sì. La mente pensante di tanti eventi. Io non sono altro che una lapidina, diciamo. Però diciamo che il secchio si riempie con tante gocce. Esatto, io cerco di... In questo caso è pudore. Io cerco di fare il mio meglio, però diciamo sono le ragazze che si stanno prodigando per essere al top, insomma. Anche la presenza, la venuta di Eva Enger ovviamente ha polarizzato, ha catalizzato l'attenzione. È certo, una gran bella donna e... Il suo fascino si è fatto sentire. Certo, bellissima, molto bella.